messaggio è molto più ampio. Lo sport è come un veicolo sociale, quindi un aiuto per questi ragazzi che, come ho detto anche precedentemente, non ci devono essere barriere oggi, perché la dimostrazione lo sono questi ragazzi. E spesso questo può essere un veicolo per aiutare anche le famiglie che si trovano a dover vivere delle condizioni similari, per cui avvicinare questo sport alle famiglie per aiutare soprattutto i genitori che magari hanno più difficoltà nell'accettazione. E questa è la dimostrazione, perché la vincita di questo campionato così importante non è solo un merito sportivo, ma è veramente un esempio per tutti noi, non soltanto per Siena, ma veramente per tutta la nazione. E anzi, spero che questa amministrazione possa collaborare con altre iniziative, con la società del Costone e con i ragazzi del Baschin. Sarà un'esperienza meravigliosa. Oggi nel video l'abbiamo visto e esce fuori tanto questa particolarità e questa specialità. È un momento di arrivo di un percorso che viene da 3 anni di lavoro, da 3 anni di esperienza dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista umano. È nato un gruppo di ragazzi, un gruppo di famiglie, un gruppo di persone che stanno bene insieme e che sono cresciute insieme. Io voglio sempre ricordare quello che dicono alcuni amici che ho coinvolto in questa esperienza. Io li vedo arrivare tutti i sabati alle 3:30 ad allenarsi a Baschin e spesso li ringrazio per quello che fanno. Tutte le volte mi rispondono che quello che ricevono da questa esperienza è molto di più di quello che danno. Credo questa sia la sintesi di questo lavoro e la sintesi di questo successo, perché per vincere un campionato europeo di Baschin bisogna fare più canestri degli altri, per fare più canestri degli altri bisogna essere squadra in campo ed essere squadra fuori dal campo. Costone Baschin è squadra fuori dal campo, molto più che in campo. Il messaggio che oggi abbiamo voluto dare, ha voluto dare anche l'assessore, è quello che questo è un gruppo aperto. Giuseppe Dragone ci ha detto che la prospettiva è quella di allargare gli spazi e i numeri del Baschin, perché veramente il Baschin è un'attività senza confini, è un'attività che può essere veramente per tutti, l'unica disciplina agonistica veramente aperta a tutti e nella quale tutti possono avere un ruolo fondamentale. Capitan Riccardo Ricci, allora un grandissimo momento anche per te. Grazie, ma io te lo grazie a tutta la squadra, a De Vincenzo, a tutta Baschin, perché questa sera lo siamo più forti ancora, dopo l'amichevole, facciamo campionato, diciamo solo per forza Baschin. Simone Carminucci, anche per te è una grande emozione questo europeo. Sì, sono stato un grande campione d'Europa. Sono riuscito a fare i canestri e ho fatto la difesa. Importante di fare la difesa. E sono stato molto fantastico, intelligente. È stato molto... è molto fortissimo è stato molto divertente, è stato favoloso, anzi, ma sono stato anche un giocatore sportivo,
stupendo, stava gente. Sì, sì, tantissime emozioni belle, diverse fra loro, sia per la particolarità di ogni ragazzo, sia per l'atmosfera, per l'ambiente in cui sono maturate le nostre esperienze, sia per il percorso fatto. Quindi ci sono emozioni belle, molto differenti fra loro, ma estremamente gratificanti. Non è per mettere le mani avanti, però il nostro futuro è soprattutto allargarci. Il nostro futuro è soprattutto coinvolgere altri ragazzi a venire a provare il baskin, a venire a giocare, a divertirsi. Da un punto di vista della forza, della vittoria, noi utilizzeremo lo stesso atteggiamento. Ogni partita ha storia a sé, ogni quarto ha storia a sé, ogni azione ha storia a sé. Se riusciremo a essere ancora bravi, avremo ancora altri risultati di questo tipo, altrimenti avremo comunque raggiunto l'obiettivo di far appassionare a una disciplina sportiva molto molto performante, molto molto corroborante da un punto di vista dello sviluppo, della condizione, eccetera eccetera, tutti questi ragazzi che si avvicinano a un'attività sportiva rispetto alla sedentarietà. Questa è una delle ragioni per cui, oltre al sabato, ho intenzione di chiedere alla società la disponibilità, a partire da quando sarà possibile, di una seconda giornata nell'orario settimanale del Palacostone, in cui far allenare i ragazzi di sera, quando cioè sono distanti dalle attività lavorative o dallo studio o da altro. His ability to listen, pure heart to wisdom, I shine when I'm with him. I'm not gonna hide my heart with his haze, just to keep my mind and soul to the days. Oh, that he's with me. You know you got it going good, that you can just be. Come on and now give me some loving, darling. The fact that we feel, I will always be real. Go ahead and say your breath. If you're gonna carry on and get down like that. Ricci della Synergy, primo sponsor del Costone Baskin, che esperienza è stata e che gioia hai provato? Esperienza fantastica, questo è il quarto anno, l'inizio di questa avventura europea è cominciato proprio in concomitanza con il rinnovo dell'impegno di Synergy per il quarto anno consecutivo. Siamo assolutamente orgogliosi e fieri di essere stati i primi a partecipare a questo progetto, nonostante, come dico sempre, noi facciamo la parte minore, perché l'impegno maggiore ce lo mettono i ragazzi, le famiglie, l'allenatore, il costone, l'organizzazione, quindi la mentalità che è una mentalità passo passo, giorno per giorno, di creare la sinergia giusta fra ragazzi, fra le disabilità, le abilità, e sviluppare per ciascuno l'abilità migliore. Quindi è un progetto in cui crediamo molto e siamo molto contenti di partecipare ancora. Diciamo, noi mettiamo forse un po' del nostro nome in questo progetto, perché sinergia sono concetti affini. Partecipo qui oggi come assessore alle pari opportunità e sono veramente molto felice di poter premiare questi ragazzi, principalmente per il lavoro che hanno svolto in pochissimo tempo, grazie appunto anche al loro grande allenatore Giuseppe Dragone. Il baskin, che sta appunto per basket integrato, è una disciplina inclusiva che finalmente riesce a superare, è una sorta di abbattimento delle barriere anche per quanto riguarda lo sport. A barriere che non sono soltanto, diciamo, legate a fattori di tipo fisico, ma anche diciamo, porta appunto alle pari opportunità, perché tutti possono fare questo tipo di sport, e in più riesce a abbiamo insieme nella stessa squadra anche uomini e donne, quindi è veramente inclusiva a 360 gradi. In più ritengo che abbia un estremo valore educativo, in quanto i ragazzi hanno sviluppato autostima, in più collaborazione, senso di cooperazione e anche di responsabilità, quindi per quello che loro svolgono, per il loro singolo ruolo all'interno della squadra. Quindi spero, come ho augurato ai ragazzi, li auguro veramente tanti successi anche a seguito del primo grande a livello europeo.